E allora andiamo subito a vedere nei sondaggi dell'Istituto di Ricerca Tecnè, proprio per Sky TG24, quelle che sono le regioni più difficili, le regioni chiavi, le regioni in bilico al Senato nel prossimo voto del 24 e 25 febbraio. Possono iniziare a partire i cartelli, li vediamo e li leggiamo insieme. Ecco qui, partiamo dalla Lombardia. Al Senato il centro-sinistra avrebbe il 27 seggi su 49, attestandosi al 32,9%, il centrodestra 12 seggi su 49, la scelta civica di Monti 5 seggi, così come il Movimento 5 Stelle. Andiamo a vedere l'altra regione in bilico, sono 6 quelle insomma valutate nei sondaggi di oggi di Tecnè. Eccola qui, il Veneto su 24 seggi, 14 andrebbero al centrodestra se si votasse oggi, 5 al centrosinistra. Col 28,3% delle preferenze nelle intenzioni di voto, 3 alla scelta civica di Monti, 2 al Movimento 5 Stelle. Proseguiamo ancora con le altre regioni, andiamo a vedere il Piemonte, al centro-sinistra 13 seggi su 22 seggi al Senato, 4 seggi al centro-destra con il 27,7% delle preferenze, 3 alla scelta civica di Monti, 2 al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, così in Piemonte per quanto riguarda il Senato. Scorriamo ancora le regioni in bilico, Friuli Venezia Giulia, centro-sinistra 4 seggi su 7, 2 al centro-destra, 1 alla scelta civica di Monti, così in Friuli Venezia Giulia. In Campania 16 seggi al centro-sinistra, 6 seggi al centro-destra su 29 seggi del Senato, 4 seggi al Movimento 5 Stelle, 3 seggi alla scelta civica Monti. Così in Campania dovrebbe esserci l'ultima regione, proprio così, la Sicilia, 14 seggi al centro-destra, 5 al centro-sinistra, 3 al Movimento 5 Stelle, 3 alla scelta civica di Monti. Così, regione per regione, quelle più in bilico. Poi andremo a vedere nel dettaglio tutto questo tra pochissimo con Paola Saluzzi e Sky TG24 pomeriggio. Questa intanto è la mappatura dell'Italia. Allora, vedete una Italia quasi tutta rossa del centro-sinistra con 157 seggi, 83 andrebbero al centro-destra, 36 alla scelta civica di Monti e 29 al Movimento 5 Stelle. Dunque andiamo a vedere come si risolverebbe il tutto nell'emiciclo del Senato con 150 seggi al centro-sinistra, 83 seggi al centro-destra. Non si raggiunge quello che è stato definito il magic number, il numero magico, ovvero quello per governare, così appunto se si andasse a votare oggi. Abbiamo visto le regioni più delicate, le regioni in bilico, quelle chiave. Tutte le regioni, invece, tutti i cartelli con i dati del nostro sondaggio e l'analisi politica di che cosa potrebbe accadere al Senato con i vari scenari, tra pochissimo su Sky TG24 Questo buttarmi quali pomeriggio. siano i risultati di questo sondaggio legato al Senato della Repubblica. Intanto prima la grande mappa del Senato, insomma, con quel numero magico, 158. 158, precisiamo ancora la metodologia, abbiamo fatto 1.000 interviste a regione, sono state realizzate le interviste dal lunedì al venerdì della scorsa settimana e quindi fotografano quel preciso momento. Perfetto, Non dobbiamo vediamo. dimenticarci questo perché è importante, proprio che nel corso della campagna Saranno elettorale dati che ovviamente potranno saranno soggetti cambiare. a cambiare. Certo che Allora, sì. cominciamo con la regione più interessante, proprio perché l'equilibrio che c'è fra le due coalizioni determina l'incertezza. Oltretutto è la regione che assegna più seggi al Senato. E Certo. quindi, come è stato efficacemente titolato in una delle vostre copertine, lo sbarco in Lombardia, ecco qui quelli che sono i risultati che abbiamo registrato nel corso della settimana. La Lombardia assegna 49 seggi, il centro-sinistra raccoglierebbe, nel momento in cui abbiamo fatto la rilevazione, il 32,9%, il centrodestra il 31,4%, scelta civica 13,6%, Movimento 5 Stelle 13%, Rivoluzione Civile 4,5%, altri E 4,6%. accanto i relativi seggi. E accanto i relativi seggi. Facciamo sempre attenzione al numero di incerti e di potenziali astensionisti che sono il 29,6%, quindi qual è l'effetto in Lombardia?
di questo voto. 27 seggi andrebbero al centro-sinistra, che quindi otterrebbe il premio di maggioranza, 12 seggi al centro-destra, 5 alla lista Monti, 5 al Movimento 5 Stelle, Rivoluzione Civile e altri partiti non supererebbero il quorum per l'assegnazione dei seggi in Lombardia, e quindi questa è la situazione nella regione chiave delle prossime elezioni. Andiamo avanti, vediamo il Veneto, eccolo qua. Il Veneto, si può vedere anche dalla colorazione, è in blu perché il centrodestra è in vantaggio, un vantaggio anche considerevole, sono 9 punti, 37,3, centrosinistra 28,3, Monti 14,8, Movimento 5 Stelle 12, Rivoluzione Civile 4,6, altri 3. Anche qui gli incerti sono al 29,6%. L'assegnazione dei seggi prevede il premio di maggioranza al centrodestra, in questo caso 14 seggi, centrosinistra 5, quindi Monti 3 e Movimento 5 Stelle 2. Andiamo alla prossima regione, che è il Piemonte, eccolo qui in rosso, assegna 22 seggi, vince la coalizione di centrosinistra in Piemonte, che conquista 13 seggi, 5 il centrodestra, 3 la lista Monti, 2 il Movimento 5 Stelle. Qui lo scarto fra le due coalizioni è uno scarto ridotto, ci sono meno di 5 punti, quindi è una di quelle regioni che, pur avendo uno scarto al momento in cui abbiamo fatto le interviste abbastanza considerevole, è comunque uno scarto che sta all'interno del margine d'errore. Quindi è una regione che comunque si mantiene una certa incertezza. Vediamo quella successiva, che è il Friuli. Qui lo scarto fra le due coalizioni è ancora più ridotto, sì. Si può vedere, sono circa 2 punti. 2 punti circa, sì. Vince comunque la coalizione di centrosinistra, si assegnano 7 seggi, premio di maggioranza 4 seggi, che vanno a tutti al centrosinistra, centrodestra 2, Scelta Civica Monti 1 seggio. Vediamo quell'avanti ancora, che è il Trentino. Trentino si colora di rosso, qui il premio di maggioranza va al centro-sinistra con 34,8, centrodestra 26,3, Scelta Civica Monti 10,8, Movimento 5 Stelle 9,5, Rivoluzione Civile 4,4 e altri 14,2, 3 seggi. Qui perché c'è un partito regionalista, la Sudtirol, che è particolarmente forte e quindi conquista 3 seggi. Praticamente quasi la metà di quelli che vengono assegnati alla regione. Passiamo alla Liguria. Anche la Liguria si colora di rosso, premio di maggioranza al centro-sinistra, 5 seggi col 38%, centrodestra 26 seggi, 1 seggio, Movimento 5 Stelle 15,6, 1 seggio, Scelta Civica per Monti 1 seggio col 10,7%. Qui gli incerti sono più alti di quelli che abbiamo visto prima, arrivano, sì, al 40,7%. Passiamo lì all'Emilia, l'Emilia Romagna, una regione tradizionalmente rossa, assegna 22 seggi, il centrosinistra conquista il premio di maggioranza col 45,6% delle indicazioni di voto, 13 seggi, 4 seggi al centrodestra, 3 seggi a Monti, 2 seggi al Movimento 5 Stelle, Rivoluzione Civile e altri che non raggiungono il quorum, nessun seggio. Toscana, altra regione rossa, 18 seggi da assegnare, premio di maggioranza al centro-sinistra con 48,4% dei voti, 5 seggi al centro-destra, 2 a Monti, 1 al Movimento 5 Stelle. Umbria, altra regione che fa parte della zona rossa dell'Italia, qui il centro-sinistra 43,5, quindi ottiene il premio di maggioranza anche in questa regione, 4 seggi, centro-destra 1, Movimento 5 Stelle 1, Monti 1. Passiamo al Lazio. Altra regione chiave? È un'altra regione chiave perché assegna molti seggi, sono, certo, 28 in questo caso, anche qui si colora di rosso, premio di maggioranza al centro-sinistra, 16 seggi, centrodestra 6, Monti 3, Movimento 5 Stelle 3 e gli incerti, ricordiamo sempre, sono 37,3%, è una quota particolarmente elevata che dobbiamo tenere presente perché l'ingresso degli elettori incerti può cambiare gli esiti di questo voto. Vediamo le Marche.
premio di maggioranza nella regione al centro-sinistra, che conquista 5 seggi, un seggio ciascuno al centro-destra, a Monti e al Movimento 5 Stelle. Sì. Vediamo la Sardegna adesso. Qui lo scarto fra le due coalizioni è molto ampio, 8 seggi si assegnano nella regione complessivamente, 5 seggi al centro-sinistra, 2 al centro-destra, 1 a Monti. Abruzzo. Passiamo in Abruzzo. 7 seggi da assegnare, 4 al centro-sinistra, 2 al centro-destra, 1 a Monti, incerti 39%. Come vedete, Rivoluzione Civile e altri non hanno mai raggiunto, nelle regioni che abbiamo visto finora, il quorum per poter accedere al riparto dei seggi. Ancora avanti con il Molise. Vediamo il Molise. In Molise si segnano soltanto 2 seggi, in pratica non c'è il premio di maggioranza e i seggi vengono ripartiti alle prime due coalizioni. Quindi un seggio al centro-sinistra, un seggio al centro-destra. Ad ora, attenzione, continuiamo a dire che questi sono i risultati a oggi. Esattamente, oggi. E domani possono cambiare rispetto alle cose che accadono. C'è tecnea apposta. Allora, Campania. Campania, un'altra regione molto importante per il numero di seggi che assegna, 29, premio di maggioranza al centro-sinistra che ne conquista 16, centro-destra 6, Movimento 5 Stelle 4, Monti 3. Gli incerti sono 45,6%, la differenza fra le due coalizioni è 4,2%, quindi è una delle regioni che possono cambiare, di più nel corso di questa campagna elettorale, e quindi può essere rovesciato il rapporto di forza. Andiamo a vedere la Puglia. Centrosinistra 31,7, 26,2 il centrodestra, 11 seggi al centrosinistra, 4 al centrodestra, Monti 3, Movimento 5 Stelle 2, complessivamente sono 20 i seggi da assegnare. Basilicata, qui lo scarto tra il centrosinistra e il centrodestra è molto ampio, oltre 20 punti, 4 seggi conquista il centrosinistra, un seggio centrodestra, un seggio Monte e un seggio Movimento 5 Stelle, complessivamente 7 i seggi che assegna la regione. Eccoci quindi in Calabria, 10 seggi complessivamente da assegnare, la coalizione centrosinistra guadagna 6 seggi con il premio di maggioranza, 2 al centrodestra, 1 per 1 a Monti e al Movimento 5 Stelle. 56. Passiamo alla Sicilia. Vediamo anche per il commento dei nostri ospiti, Sicilia. Sicilia, la situazione è in forte equilibrio, l'assegniamo in questo momento ad oggi al centrodestra, complessivamente si assegnano 25 seggi, 14 quindi al centrodestra col premio di maggioranza, 5 al centrosinistra, 3 al Movimento 5 Stelle, 3 a Monti. Gli incerti sono il 51,2%, la Sicilia è una delle regioni chiave insieme alla Lombardia. Alla Lombardia. Vediamo quindi la somma di tutto quello che è successo fino adesso, ecco qui. Il riepilogo, complessivamente il centrosinistra ad oggi registra il 35,4%, ottiene 157 seggi. Il centrodestra il 28%, 83 seggi. La lista Monti 14,6, 36 seggi. Movimento 5 Stelle 13,4, 29 seggi. Sì. Altri 3,8, 4 seggi. Gli incerti sono 37,6%. Vediamo quindi come sarebbe composto a questo punto il nuovo Parlamento del Senato, la nuova distribuzione dei seggi al Senato. 157 seggi al centro-sinistra, Monti 36, Movimento 5 Stelle 29, centrodestra 83, altri 4%. C'è da fare alcune precisazioni. 158 seggi è l'asticella per ottenere per avere la maggioranza. La maggioranza. Mancano da questo computo i 6 senatori che vengono eletti nelle circoscrizioni estere. Oltre a questo c'è da dire che, come è successo in altre occasioni, nei 4 seggi che stanno tra gli altri, ci sono 3 che fanno parte della Südtiroler Volkspartei, che sono stati in altre occasioni alleati del centrosinistra. Che sono stati, grazie professor Carlo Buttaroni, grazie di questa indicazione. Avremo poi anche i dati che riguarderanno la Camera. Dati, lo ricordiamo sempre, nello spirito e nel lavoro di Tecne per Sky TG24, che si riferiscono all'oggi. E questo, permetteteci, il bello di questi sondaggi che noi vi proponiamo, perché danno un polso della situazione, potremmo dire davvero, se non minuto per minuto, giornata per giornata. Vediamo la Camera.
Allora, per quanto riguarda la Camera, intanto leggiamo i partiti in ordine decrescente, quindi non raggruppati per coalizione. PD 30,2, PDL 19,1, Movimento 5 Stelle 14,2, Scelta Civica Monti 9,9, Lega Nord 5,2, Rivoluzione Civile 4,8, SEL 3,8, UDC 3,7, altri partiti 1,7. Poi Fermare il Declino 1,4, la destra 1,2, Fratelli d'Italia 1. Se ripassiamo al cartello precedente possiamo vedere i seggi: PD 234 seggi, PDL 94, Movimento 5 Stelle 64, Monti 44, Lega Nord 26, Rivoluzione Civile 22, SEL 37, UDC 17, altri 6 e la destra 6. Se vediamo invece il raggruppamento, scusate, ho saltato, Centro Democratico 9 seggi, Futuro e Libertà 4 seggi. Anche in questo caso abbiamo gli incerti molto alti, anche per la Camera 37,4%. È interessante vedere per coalizioni come si sviluppa il voto. Allora, ci sono 7 punti in questo momento di distanza fra il centrosinistra e il centrodestra: centrosinistra 34,9, centrodestra 27,9. Per il sistema elettorale della Camera si assegna a livello nazionale il premio di maggioranza, quindi il centrosinistra otterrebbe 340 seggi, il centrodestra 126, la coalizione di Monti 65, 64 alla coalizione al Movimento 5 Stelle e 22 alla Rivoluzione Civile. Aggiungo soltanto una cosa, l'abbiamo ricordato anche in altre occasioni, che la Costituzione dà un impianto è un impianto proporzionale su cui è stato innestato un sistema maggioritario. Per questo è difficile che il sistema elettorale Camera e Senato produca, per la Camera è possibile, ma per il Senato è difficile che produca delle grandi maggioranze. Per cui è proprio l'elemento maggioritario innestato su un impianto costituzionale di tipo proporzionale, perché i costituenti avevano scelto proprio che le maggioranze fossero trovate nel Parlamento. Nonostante questo, il Paese però dal punto di vista dei consensi è cresciuto intorno a due grandi schieramenti, che sono stati il PC e la DC fino alla fine della Seconda Repubblica. Con la Seconda Repubblica, invece dal 1994 in poi, nel confronto centrosinistra e centrodestra. Oggi ci troviamo in una tripartizione invece del consenso.